Ciao ragazzi e bentornati al canale. Oggi parleremo della funzione eh, valore di torretta o click. Quindi, questa funzione qui. Allora, cosa ha di particolare questa funzione? Come vedete, su questa parte vi dà i valori in mobili, radiant e in centimetri, quindi la caduta palla. I vari valori e quello che è la deriva, considerando lo spin drift, o eccetera, eccetera, secondo quello che voi avete già impostato qui dentro, come avete visto da altri miei video tutorial dove vi spiego passo passo tutte le funzioni e anche queste qui sotto. Oggi vediamo questa qui in particolare. Quindi toccando torretta, cosa succede? Che diventa click. Quindi, vedete: mi fa vedere o i click o i valori di torretta ma Andiamo a vedere i particolari. Impostiamo una distanza 200 metri fatto. Calcola. Ok, mi dice che devo impostare sulla mia torretta, quindi vuol dire che io qui dentro ho già impostato eh, la mia ottica. Quindi nel database ho selezionato la mia ottica o comunque un'ottica eh, simile alla mia. E quindi lui mi dà i valori di torretta, quindi sei in MOA in MOA, sei in milliradian eh, quindi ho una torretta in milli radiant e ogni click eh, vale ehm, un decimo di millesimo quindi infatti come vedete qui mi dà 0 up e sette decimi in click sono sette click perché andiamo a vedere clicchiamo reticolo ecco la nostra torretta andiamo sulla torretta andiamo a impostare il valore quindi ci aveva detto sette click andiamo a rivedere quindi ho 7 clic o up 0 7 decimi vediamo cosa significa quindi 7 clic significa che io sulla mia torretta farò vedete che il bersaglio è in basso quindi se io vado a mettere il valore sulla torretta significa che il bersaglio mi tornerà sulla linea dello 0 andiamo a vedere quindi 7 clic 1 2 3 4 5 6 7 Okay. oppure mi aveva detto uh, 0 up 7 infatti non superiamo l'1 quindi stiamo su 0 up 7 ma per capire meglio facciamo un altro esempio impostiamo una distanza di 300 metri ok mi darà valore di torretta 1 up e 7 decimi oppure 17 clic vediamo 1 up e 7 decimi quindi vado a 1 up e 7 decimi 1 2 3 4 5 6 7 come vedete, il bersaglio è tornato a zero, oppure se non voglio fare valore di torretta in click quindi 1, 7, in click saranno up 17 click. Quindi 17 click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok, quindi o contiamo i click oppure in maniera più speditiva, 1 up. E 7 decimi quindi vado a 1 e 7 decimi più speditivo. Se non voglio contare i click, altro esempio spariamo a 500 metri quindi mi darà 43 click. Quindi devo stare a contare 43 click, o altrimenti valore torretta up 4 e 3 decimi. Quindi cosa faccio speditivamente? Vado a 4 app quindi sarebbe 4 millesimi e 3 decimi. 1 2 3. Il nostro bersaglio vedete. È posizionato sulla linea dello 0 questa è una funzione che torna molto utile perché è molto speditiva quindi non devo stare a contare i valori milli radiant quindi eh, 4 milli radiant e 3 quindi vado sul 4 vedete e imposto poi i tre decimi eh, anziché stare a contare i click, quindi 43 click up quindi devo fare click per click, 43 clic sono veramente molti eh, immaginiamo quando spariamo a un chilometro, eh, quindi allora in maniera molto speditiva, facciamo l'esempio di 1000 metri, 1, 2, 3, 1000 metri, fatto, cosa ci dà? 146 click, la eh, voglio contare quindi ci dà valore 14,6, andiamo a vedere, quindi basta andare in maniera speditiva sul 14, quindi non devo stare a contare i click, Vado su 14 e poi 6 decimi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. L'applicazione Streelock Pro, che è un'applicazione a pagamento ma a un prezzo veramente irrisorio, è un'applicazione molto completa e ha un database che si aggiorna nel tempo. È scaricabile per sistema iOS da App Store, per sistema Android da Google Play. Inoltre vi ricordo anche dei due miei manuali, libretti dei dati di tiro che vi serve per migliorare i vostri tiri, e per avere un database, quindi un archivio di uno storico dei vostri allenamenti e progressi. E in più ho realizzato anche scheda del campo di tiro con range card, eh, schizzi panoramici, tabelle già precompilate e quant'altro ancora vi può servire per il vostro eh, allenamento sul campo entrambi i libri sono correlati da QR code che vi collegano alle lezioni di tiro e alle istruzioni su come compilare ogni loro singola parte quindi comprando questo libro che è in vendita su Amazon eh, riuscirete comunque sia ad avere delle lezioni complete sull'utilizzo e anche come allenarvi se non l'avete già fatto, eh, abbonatevi al mio canale per avere delle lezioni più complete e più dettagliate anche su vostra richiesta. Se siete già abbonati, continuate a rimanere iscritti al canale l'abbonamento costa meno di un caffè al mese ma con questo abbonamento almeno potete eh, aiutarmi a sostenere e a supportare il canale quindi eh, aiutarmi a realizzare dei video sempre più interessanti e più istruttivi grazie per il supporto che mi state dando e arrivederci al prossimo video